Adesso stai scrivendo qualcosa di nuovo? Al momento stiamo editando un nuovo romanzo che si intitola Schegge di memoria. È ambientato a Londra, ma anche in parte a Genova e soprattutto a Pegli, il quartiere in cui sono sempre vissuta e sono nata e a cui sono legata particolarmente. Il romanzo parla di un giorno in cui arriva l'agenzia investigativa per Rotta, che è quella presso la quale lavora il detective Baglioni, una busta che contiene due distali di mignolo accompagnate da un referto medico legale e da una lettera dove un misterioso cliente chiede all'agenzia Perrotta di indagare sull'identità dei proprietari, potremmo dire, di queste due distali e se queste persone sono ancora in vita o meno. La storia poi si sviluppa anche in un altro piano, perché contemporaneamente abbiamo la storia di uno psichiatra che è andato in pensione anticipata a causa di una serie di scandali che hanno rovinato del tutto la sua carriera, e che improvvisamente in una sera particolarmente oscura e ventosa riceve la visita di una ragazza inquietante che dice di chiamarsi Vera Keller e gli chiede di diventare sua paziente, perché nella sua mente rimangono dei brandelli di ricordo che lei non riesce a spiegarsi, perché non sono ricollegabili né alla propria famiglia né alle città in cui ha vissuto e via dicendo. Proprio da questo nasce il titolo del romanzo, che è Schegge di memoria, perché poi queste storie si andranno a ricongiungere e perché talvolta i ricordi fanno male e quindi sono come delle schegge che ci penetrano dentro e ci feriscono. Anche questo nuovo libro è ricavato, verrà devoluto alla Lega della Difesa del Cane? Io spero sicuramente di sì, e poi lo devo chiedere a loro, ma penso che da quel punto di vista, insomma, sarebbe bello poter continuare questa collaborazione. Quando avremo il piacere di poterlo leggere? Schegge di memoria? Sì. Schegge di memoria? Deve essere finito a livello di editing sicuramente prima. Non saprei, fra qualche mese. Prossimamente, come direbbe Macio Capatonda. Aspetta. Quando avremo il piacere di leggere il tuo prossimo libro? Il prossimo libro dovrebbe uscire verso giugno del 2016. E potremo trovarlo in libreria? Sarà online? In che tipo? Dovrebbe uscire in formato cartaceo normalmente, e poi speriamo di riuscire a fare anche l'ebook. Tra l'altro, nella stessa epoca è prevista l'uscita anche dell'audiolibro del Peccato chiama Peccato, che viene attualmente registrato sotto la produzione del cantante di latinoamericano Francisco Bayon. Quindi hai collaborazioni internazionali per i tuoi libri, sei proprio una professionista. Ma io spero di diventarlo, ecco, sicuramente. Beh, sentiremo molto parlare di te, probabilmente anche poi a livello nazionale e internazionale, visto il grande successo che stai riscuotendo con i tuoi libri. E sono molto contenta, sì, che il romanzo sta andando bene, non da sempre, perché all'epoca di uscita è andato un po' a rilento, ma vediamo che adesso, insomma, stiamo avendo dei feedback positivi dai lettori e quindi questo è molto buono. Quali barriere, quali ostacoli hai riscontrato nel dover diventare scrittrice e provare a pubblicare i tuoi primi libri? L'ostacolo maggiore è stato affrontato quando ho scritto il primo libro, perché ovviamente, e questo lo sanno molti altri che scrivono, pubblicare il primo romanzo è molto molto difficile, perché spesso non solamente non ci si sa come muovere, ma sono gli stessi editori che danno pochi appigli all'esordiente per farsi leggere. Le case editrici poi vengono invase da manoscritti che arrivano per posta tutti i giorni e quindi è molto difficile affermarsi. Cosa consigli a chi vuole intraprendere questa carriera? Il primo consiglio che do sicuramente quello di non abbattersi mai, di credere sempre in quello che si sta facendo, perché se noi per primi non crediamo
in ciò che abbiamo creato, nessuno potrà farlo al posto nostro. In secondo luogo, bisogna muoversi nella maniera corretta per non buttare via gli sforzi che sono stati fatti. E quindi sicuramente bisogna offrire in lettura un romanzo che sia stato perfettamente editato, che significa che dobbiamo correggerlo soprattutto dal punto di vista formale, non ci devono essere errori di battitura e cose del genere. L'altro consiglio che do caldamente, siccome ormai siamo in un mondo molto complicato in cui appunto gli editori ricevono centinaia e migliaia di romanzi tutti i giorni che non riescono a leggere perché sono troppi, è quello di rivolgersi ad un'agenzia letteraria, perché al giorno d'oggi è necessario per chi voglia professionalmente diventare uno scrittore avere un agente letterario. D'accordo, vuoi dire qualcos'altro? Qualche cosa?